durante uno degli ultimi giorni del calciomercato a Milano, ci si trova a parlare con Valori, che è il direttore sportivo dell'Albino Leffe. Insieme viene quest'idea, e per la prima volta vado nello specifico perché c'è una questione che comunque è doverosa nei confronti di un ragazzo, e parlo da Aurelio, che qui c'è stato tanti anni e che quindi non può essere considerato soltanto un giocatore di quelli che vanno e che vengono, perché comunque nel bene o nel male ha fatto anche lui un po' la storia recente di questa società. E questa, ripeto, è un'operazione che è avvenuta benissimo, perché tra l'altro poi la controparte era un calciatore di cui non avevamo bisogno di presentazioni. Come caratteristiche, addirittura in teoria, ma credo poi anche in pratica, anche più funzionale per il discorso Frosinone rispetto ad Aurelio. Un ringraziamento al direttore che mi ha dato questa possibilità, chiamiamola così, perché arrivare in una squadra che è seconda in classifica, penso, come ha già detto, che non aveva bisogno tanto di muoversi sul mercato, quindi la ritengo una chance importante. Entro in punta di piedi, l'unica cosa che posso fare in questo momento io è mettermi a disposizione dei compagni e dell'allenatore e cercare insieme a tutti quanti di colmare questo distacco che c'è dalla prima in classifica. Ho sentito un po' di aria negativa, come se fosse qualcosa di inarrivabile, ma ho avuto la fortuna l'anno scorso di vincere un campionato da terzo in classifica, e quindi vi assicuro che il distacco non è molto, e spero insieme a tutti quanti di dare il mio contributo.